Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Facciamo un bel video su Elden Ring and the Shadow of the Erdtree. Siamo a pochi giorni dall'uscita del DLC di Elden Ring. Il primo e unico DLC, non ci saranno altri DLC per Elden Ring. Uscirà il 21 giugno e in questo video cerchiamo di capire se fa per voi. Perché questo DLC non è per tutti. Infatti, sia per entrare dentro il DLC, sia per la difficoltà del DLC, state attenti se potrebbe essere o meno il giusto acquisto per voi. Tutte le informazioni che vi dirò adesso sono prese dalle anteprime, da quello che si sa prima dell'uscita del gioco, ovviamente. Eventualmente dal 21 comincerò a giocare e poi ci sarà più velocemente possibile una mia prima impressione, in modo da poi dirvi effettivamente e comunicarvi come mi sembra il gioco veramente. La prima cosa che voglio dirvi è comunque che, se volete, potete comprarlo anche su Instant Gaming, che è lo sponsor anche del canale. Quasi sempre compro lì i giochi, anche questo l'ho preso lì, o l'ho preordinato su Instant Gaming. Chiaramente c'è un piccolo sconto di circa 20-25%, quindi se volete potete prenderlo lì. Come sempre, questo si unisce per supportare il canale anche poi al giveaway che faccio mensilmente dove si regala un gioco. Ma come ho detto all'inizio del video, occhio se è il DLC che fa per voi. Infatti ci sono dei requisiti per entrare dentro questo DLC, non basta prenderlo e poi ok, lo giochiamo. Nel senso che Miyazaki e compagnia adesso ci chiedono di battere due boss importanti dentro il gioco base per poter accedere al DLC. Infatti bisogna battere Radahn, che non è troppo difficile perché è comunque uno dei primi boss principali e obbligatori del gioco, che trovate chiaramente in Kaled nel castello di Manto Rosso. Questo è un requisito tutto sommato abbordabile e probabilmente un po' tutti quelli che hanno giocato Elden Ring e non l'hanno droppato dopo un'ora, insomma, probabilmente hanno completato. Il secondo invece requisito però è molto più stringente, infatti bisogna battere Mog, anche perché l'ingresso al DLC è proprio dove c'è il bozzolo di Michella e quindi nel palazzo di Mog. Questo è un requisito molto particolare, è strettamente legato alla lore del gioco e sicuramente anche alla trama che ci sarà dentro il DLC, perché noi diciamo che siamo sulle orme di Michella e cerchiamo di capire un po' cosa è successo. Il punto è che il palazzo di Moghi è una zona segreta di Elden Ring e ci si accede fondamentalmente in due modi. O si fa tutta la quest di Varre, che è tipo il primo NPC che incontriamo appena iniziamo il gioco e apriamo le porte dove c'è Limgrade, Sepolcride. Però questa quest è un po' incasinata, quindi se volete arrivare con questa via dovete probabilmente seguire delle guide. In questo modo voi, seguendo tutta la quest, alla fine avrete un medaglione, comunque un oggetto che vi teleporterà direttamente nel palazzo di Moghi. Alternativamente, in maniera probabilmente più organica, c'è un teleport in una delle zone finali del gioco, precisamente nella zona innevata più segreta, in realtà, alla fine proprio del gioco. C'è un teleport, magari adesso vi metto anche uno screenshot. In un bordo mappa, appunto, della mappa c'è un teleport che vi porta direttamente al palazzo. Singolare decisione di From Software perché, appunto, arrivare al palazzo è abbastanza complesso. Tra l'altro, Mog è uno dei boss più forti del gioco, base. Probabilmente uno dei tre boss più forti del gioco, quindi è una sfida vera e propria. Dovete, diciamo così, vincere la possibilità di entrare nel DLC, dovete guadagnarvelo. E c'è un motivo per questo, infatti, la difficoltà del DLC pare essere estremamente alta. Infatti, tutti quelli che hanno provato il gioco nell'anteprima, che erano a livello 150, nella prova hanno detto che quel livello è, diciamo, il minimo sindacale, quindi è altamente consigliato avere un personaggio almeno
vicino al 150 se non di più. Quindi un personaggio decisamente con decine e decine di ore sulle spalle e molte statistiche. Inoltre vi straconsiglio di avere 60 di vitalità, che è tipo lo standard ormai, diciamo così, concordato nell'endgame di Elden Ring. Questo perché oltre il 60 si va oltre un hard cap e non si guadagnano tantissimi punti vita, però prima del 60 comunque è conveniente mettere i punti lì. Quindi, tranne che non sappiate cosa state facendo o vogliate fare delle sfide particolari, vi consiglio di rimanere sul 60 di vitalità. Una volta che saremo entrati in questo DLC, avremo tantissime cose da fare. Secondo quello che ci hanno detto gli sviluppatori, la grandezza proprio come metri quadrati del DLC è qualcosa come circa Sepolcride, ma probabilmente qualcosa di più di Sepolcride, con una densità molto maggiore di eventi, luoghi, caverne da esplorare, boss fight da ingaggiare, NPC. Quindi immaginate una sorta di Sepolcride ancora più grande, però molto più fitta, molto più densa. Non che Elden Ring di base sia particolarmente dispersivo, anzi abbastanza denso, devo dire. E qui dentro chiaramente ci saranno tantissime cose nuove da scoprire. Infatti, ovviamente, sarà tutto da esplorare nuovamente, tutto nuovo, ma soprattutto ci saranno almeno 100 armi nuove da trovare e da provare, tanti moveset diversi, tante ceneri di guerra nuove, tante magie nuove, 10 boss fight maggiori uniche, più chissà quante altre boss fight magari un pochino più riciclate. La lunghezza del DLC, diciamo, non è chiarissimo, però dovrebbe essere abbastanza grande, anche perché questo è il DLC più grande che From abbia mai fatto. Credo che saremo intorno alle 40-50 ore, io credo, per un playthrough, diciamo, normale. Poi, se andrete lì a spolverare ogni angolo, è possibile che possiate arrivare anche a 100 ore, chi lo sa. Però, secondo me, in un playthrough, diciamo, nella media, 40-50 ore me lo aspetto. Complice anche, probabilmente, questa alta difficoltà. Questa alta difficoltà, però, occhio, che può essere contrastata. Infatti, è stato detto, è stato anche visto e provato che ci sono dei potenziamenti ulteriori che noi possiamo fare al nostro personaggio. Anche se entriamo con un personaggio praticamente con le armi maxate più 25, più 10 e con tutti i talismani che avete, tutte le belle build che avete, comunque potete ulteriormente potenziarvi. All'interno del DLC ci saranno tre tipi di potenziamenti specifici del DLC, praticamente dei buff che dovete trovare, ma che varranno solamente per il DLC. Quindi se poi tornate nel gioco base, questi buff non varranno più. Questi buff potenzieranno l'attacco, la difesa, l'assorbimento dei danni e anche i vostri spiriti. Quindi non solo Torrent, ma anche gli spiriti che possiamo evocare, chiaramente. La mia opinione è che probabilmente sarà effettivamente molto impegnativo il DLC, quindi una difficoltà molto alta, quindi tantissimi danni che noi prenderemo. Bisognerà essere attenti, bisognerà avere delle belle build, però sono altresì convinto che ci saranno, tra tutte queste armi nuove, soprattutto moveset nuovi, spell, talismani e quant'altro, nonché ovviamente i buff all'interno del DLC, tante possibilità di trovare nuove combinazioni estremamente, estremamente forti. Così come nel gioco base, la parte finale del gioco è estremamente impegnativa e sfidante, però la si può sfasciare totalmente con alcune build specifiche o spell specifiche, così secondo me sarà anche per il DLC. Tra l'altro ricordatevi che comunque potrete sempre evocare con gli spiriti e potremo anche buffarli all'inverosimile, probabilmente ce ne saranno di nuovi molto molto forti. Come sempre potremo, se vogliamo, evocare anche altre persone, altri amici per farci aiutare. E poi comunque, ragazzi, è stile di From fare giochi stronzi, ma poi mettere anche delle scorciatoie dentro il gioco, diciamo così, con oggetti che a volte sono anche estremamente sbilanciati. Quindi ci sarà il modo, sicuramente. Tra l'altro Elden Ring in generale è uno dei giochi con più guide che io conosca, ha avuto tantissimo successo e veramente tra internet, Google o YouTube troverete certamente anche dopo pochi giorni tantissime guide. Quindi se proprio avete problemi potete rivolgervi all'internet, sicuramente vi troverà una soluzione. Però è importante che sappiate che comunque questo è un DLC pensato specificatamente per il post game o comunque con una difficoltà comparabile se non molto più alta rispetto alla parte finale del gioco base. Inoltre ricordatevi che se accedete al DLC da un New Game Plus,
il DLC sarà più difficile, quindi si adeguerà al fatto che siete a New Game Plus 1, 2, 3, 7. Quindi ora che siete consapevoli di tutto quello che vi aspetterà in un mondo di dolore e di ombre nel DLC di Elden Ring, scegliete con cura se prenderlo oppure no. D'altronde, secondo alcune statistiche, solo il 40% delle persone che hanno comprato Elden Ring ha battuto Mog, e quindi teoricamente un buon 60% adesso che mancano pochi giorni all'uscita del DLC non potrebbe entrare dentro il DLC, ironicamente. Insomma, fate i vostri compiti a casa prima di non solo comprare ma poi anche giocare il DLC appunto di Elden Ring Shadow of the Erdtree. Ma poi comunque ragazzi ne parleremo meglio e più approfonditamente dopo il 21, quando potrò averci messo le mani su anche io. Detto questo ragazzi, concludo quel video, vi saluto, fatevi sapere un po' tutto quello che volete e se volete condividetemi anche quale sarà la build con cui inizierete il DLC, quale sarà la build sbroccata, sono sicuro, con cui inizierete il DLC. Scrivetemelo sotto qua nei commenti. Noi ci becchiamo prossimamente comunque per altri video qua sempre sul gaming, grazie per l'attenzione, grazie per il supporto sempre, statemi bene come sempre e alla prossima. Ricordatevi di usare il cervello.